Ciao a tutti e a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con i miei capelli da pazza, so, mi dispiace solo che essendo ricci, mossi e vanno un po' ovunque. Pensate che li ho anche pettinati, figuratevi un po'. Accendo un attimo il ventilatore perché avevo iniziato il video con il ventilatore spento pensando che riuscissi a stare con appunto senza questo rumorino, però in realtà no, fa troppo caldo e non ci riesco, mi dispiace. Questo è un video update, me l'avete chiesto in tantissime, sulle mie tinte labbra e rossetti, perché tempo fa feci un video in cui me li mostravo tutti, ma adesso si sono triplicati veramente. Ho questo divisorio, ho questo organizer, vabbè avanti sono tre burro cacao, quest'altro. Per non parlare di tinte, adesso le prendo tutte in mano, ma so che non ci riuscirò. E non sono finite. Cioè. E pensate che molte io le ho date via prima di fare questo video. E ti mostro prima di burro cacao, perché ogni volta mi chiedete che burro cacao uso per non far seccare le labbra, sono sempre in tema, quindi ve li mostro. Io ne ho questi 5 che utilizzo più spesso. Questo qui, che è questa marca qui della, l'ho preso in Grecia ed è molto buono. Non so dove potete trovarla, comunque è questa marca qui. Poi ho l'Eos, che in realtà è una cosa più sfiziosa, ma non è che idrata così tanto. Questo è il mio preferito della Yves Rocher. Ne ho anche uno al lampone, però è leggermente colorato e non mi piace. Mi piace trasparente, burro cacao. Ed è il mio preferito perché è super idratante. Questo qui dell'Erbolario, che lo trovo leggermente secchetto. E questo qui che utilizzo ogni tanto, così solo perché la mente frizzica un pochino. Quindi questi diciamo che sono il burro cacao. Allora, iniziamo dal primo organizer. E appunto i tre spazi vuoti perché c'ho anche il burro cacao. Innanzitutto ho questo matitone, e ne ho due, che avete già visto. Ve ne parlo velocemente perché l'avete già visto, appunto. È questo matitone stick della Essence, che è di un colore molto molto carino. Vi farò lo swatch di tutto, non preoccupatevi. Allora, il matitone è questo qui. Questo qui non è matte, è semplicemente sheer, così molto molto semplice. Niente, non vi dico niente di che perché lo potete vedere nell'altro video. I rossetti della MAC, io ne ho. I rossetti della MAC ne ho ben 6, di cui uno falso, che però è inutile che ve lo mostro. Allora, il primo è questo qui, che è Mer di MAC. E in realtà non so cosa dirvi, posso dire che a me piacciono abbastanza i rossetti della MAC. Non so perché siano così famosi, perché alla fine sono dei rossetti abbastanza semplici, niente di che. Però boh, vabbè. Questo qui che è il nuovo arrivato in casa, che è già distrutto, potete vedere che è già distrutto. Qui si sta tipo rompendo per il calore, qui mi ha rotto mia cugina, qui vabbè non ne parliamo proprio. Vi faccio anche qui lo swatch. Questo penso sia il mio rossetto preferito della MAC, tra tutti quelli che ho è il mio preferito. Poi ho questo qui che è Please Me, che è così consumato perché l'ha utilizzato un sacco mia mamma. Devo dire che la maggior parte dei rossetti della MAC che ho non mi piacciono, sarò sincera. I miei preferiti sono Diva e questo qui che è Whirl, che vi ho mostrato prima, ovvero questo qui che si sta sciogliendo. Poi quest'altro non so perché io ho preso, non lo so, che Flat Out Fabulous, che ripeto non mi piace, cioè lo trovo un colore da ragazza, ma boh, io di fucsia non li uso. E poi quest'altro che è Relentless Red, che è un bel colore però è troppo aranciato, fragoloso. Non lo so, non mi piace. I prossimi rossetti della MAC sono finiti. Ah, quello lì falso, ve lo mostro, ma in realtà lo butterò. Che è questo qui, tutto cancellato. Che puzza pure, sinceramente, adesso lo butto. Scriveva anche, però no. Ciaone, buttato. Poi ne ho due della Kiko, questo marroncino, che è il 319. Vi sboccio tutti, in realtà in questo video non parlerò di chissà che. Questi vecchi ve li faccio solo vedere sbocciati perché non mi ricordo se feci gli swatch all'epoca. Questo è il 301. Diciamo che a me piacciono quasi tutti i rossetti che ho. Ah, poi questo qua della Essence, che è da 08. Tipo questo qui, tutti quelli che mi sto mostrando ora. Allora, tipo quelli della MAC, io non li trovo per niente matte, assolutamente, se do un bacio rimangono. Quindi, sinceramente, i soldi che, secondo me, 19 euro non valgono. Poi, quelli della Kiko anche non sono totalmente matte, neanche quello della Essence. Poi ho due Wet n Wild,
Questo che è identico a Mer, vedete, è praticamente identico, quindi ve lo consiglio, questo qui è identico, si chiama In the Flesh E912C e vedete, sono questi due. Poi ne ho un altro, che è quest'altro, che è Mochalicious, sempre di Wet n' Wild. Questo non l'avevate mai visto, mi sa. Poi ho quest'altro della Wacom. Quelli di Wet n' Wild sono validi, costano pochissimo. Quello della Wacom me lo regalò mia madre, anche questo non è un colore che uso particolarmente. Ah, allora, direi che con i rossetti abbiamo finito. Quindi i rossetti, l'ho detto, è la cosa che ho di meno. Ok, quindi ho detto i rossettini abbastanza, però sono quelli che utilizzo di meno. A parte Weird della MAC, che è il mio preferito. Io continuerei con le matite labbra e poi passerei alle tinte, che è la cosa che ho in maggiore quantità. Allora, matite labbra ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, non sono neanche tantissime. Ho i colori più normali che ci sono, a parte due. Questa qui che è marroncina, che è abbinata alla tinta labbra di Primark. Appunto, è proprio dello stesso set. Questa qui che è la mia preferita, che è la Long Lasting in colore frappuccino. O cappuccino. Il colore Lovely Frappuccino 05, che appunto, come vi ho detto, è la mia preferita. Mi piace abbastanza questa matita. Poi ho questa della Ki 404, che è la terza. L'altra che anche mi piaceva molto, però sinceramente non mi piace tanto perché è abbastanza dura la mina, che è questa. Ma questa è proprio rosa Barbie, cioè non so come abbia fatto a comprarla. Ed è di... E della P2, cioè l'ho sconvolta proprio. Pensavo che la volevo pure ricomprare. Meno male che non l'ho ricomprata. E poi quest'altra che è di Kiko, che è la 512. Anche questa fucsia, cioè perché in realtà si abbina anche abbastanza al rossetto di sopra. E queste sono le matite che ho. Passiamo alle tinte labbra e qui farei un attimo un respiro. Un respiro. Iniziamo dalle tre scrausette, ok? Che non uso. Ovvero queste qui, due finte di Jeffree Star e questa qui. Allora, in realtà ne avevo un'altra di questa qui, però non so dove sia finita. Questa qui l'ho tenuta solo perché se mi serviva per un look strano, non lo so. Qualunque evenienza, ed è questa qui. E si toglie, non si toglie neanche con lo strutto, non lo so. Veramente è super super forte. Ed è questo colore qui. E non si toglie proprio mai nella vita. Poi ho questi due Jeffree Star e sono convinta. E tra poco comprerò una vera Jeffree Star. Questo dovrebbe essere Scorpio, ma boh, a me è lilla. L'ho tenuta perché secondo me la tinta lilla, non lo so, fa comodo, è particolare. E poi quest'altro che non è un colore che mi dispiace, che dovrebbe essere androgeni. Però secondo me è più marroncina rispetto alla vera androgeni. Eccola qua. Queste qui cosa penso? Queste qui sono molto molto secche. Una volta che si seccano non le levate più. E quindi no, queste bocciatissime tengono solo per il packaging e per i colori un po' particolari. Passiamo alle mie vere vere tinte. Allora, ho questa qui mini della Tarte. E appunto si chiama... Come si chiama? Tarte Sleep Paint. Ah, Birthday Suit. Ma è come la tinta quella lì di Mulak, In My Birthday Suit. Chi ha copiato chi? Vabbè, comunque è uguale al nome della Velvet Ink di Mulak. E questo è un colore molto carino. Vedete che bello? Troppo bellina. Poi ho questa qui della MUA, della Makeup Academy. E appunto vi faccio la foto. Questa, e vi faccio lo swatch. Questo qui l'ho presa a Londra. L'ho usata tipo una volta. Vedete il packaging rotto perché per sbaglio ho preso tipo una specie di tester. Che è questa, guardate che bella. Poi ho questa qui della NYX Lingerie. Passiamo alla NYX così me li tolgo tutte davanti. Che come la NYX Liquid Sweat ha questo scovolino piatto. Ok, ed è questa qui. Questo video servirà anche a capire se ho dei doppioni di tinte, perché più o meno vedete il mio range, sono tutti questi marroncini. Sempre NYX ho la tinta che indosso, ovvero Sandstorm. Spero di non sporcarmi la maglia nuova. Ah, tra l'altro ho preso da Pinky Sandstorm, che appunto è una delle mie preferite. Ed è quella che indosso, appunto, perché è super super nude. E questa. Sempre NYX, l'ultima è la NYX, è Cherry Skies. E appunto anche questa è una liquid suede. Ok, la metto qui così.
Questa qui, messa qui dove c'è lo spazio vuoto, questa qui. Poi questa qui di Kat Von D, che è Lolita, la famosissima Lolita, che è anche questa una delle mie tinte preferite. Che ha uno scovolino molto preciso. Che è questa. Poi ho questa qui della Lotti, che è TBT, della linea Stay All Day. Questa qui è molto cremosa. Cioè, quando la sedete è proprio cremosa. Vediamo se è simile a qualcosa. Le tinte sono più o meno diverse, tranne questa. È simile un po' a questa. Passiamo a Lime Crime. Ah, comunque queste della Lotti costano tipo 6 euro così. Lime Crime con questo colore bellissimo, che è tipo una specie di rossiccio, che è tipo l'unico colore così acceso che metto. Guardate quanto è bello. Poi ho questa di Primark marrone praticamente, che credo sia simile a True Brown Kay di Kylie, che ho infatti dopo la vediamo. La matita, questa qua. Questa è la tinta. Ah, ho trovato una somiglianza. Lo scovolino è simile a quello lì di NYX. Quello di NYX è leggermente più lunghetto. Questo è un colore molto particolare, ed è di Anastasia Beverly Hills. E credo che sia il colore leggermente più particolare che io, a parte questo viola spalafrisciato. Vedete che bel colore particolare, tipo un color mattone. Ed è Ashton. E mi piacciono tutte queste tinte che vi sto mostrando ora. Anche quella di Huda Beauty è stupenda, è tipo uno dei miei colori preferiti, credo sia la mia tinta preferita. E appunto è Venus. Infatti è diversa da tutte queste. È leggermente leggermente simile a questo. Sì, solo che questo è il rossetto e questa è tinta, però questa è troppo bella, mi sta anche abbastanza bene. E infine l'ultima tinta è True Brown Kay. Ho tenuto la scatola perché dovevo tenerla. Come vi ho detto, questa qui è molto molto secca. L'unica cosa, vedete, è che il colore è diverso da quello del packaging, quindi questa cosa mi ha fatto un po' rimanere, però. Ragazzi, devo dire che è abbastanza simile a quella di Primark. Guardate. Questo è Primark, questa è True Brown Kay. Sono praticamente simili, quindi se volete un dupe andate da Primark. Questo non ha un nome, credo. No, è fatta così. E l'avevo presa proprio apposta per vedere. Quindi niente, queste sono tutte le mie tinte. Spero vi siano piaciute. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Adesso vado subito a struccare, mi sa mi sporco la maglietta nuova che mi piace tanto. Quindi niente, queste sono state le mie tinte e i miei rossetti. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, se volete che ogni anno, ogni tot di mesi aggiorni questa tipologia di video, perché come sapete sono pazza per il make up, compro tantissime cose. E questi sono tutti i miei rossetti, sono così orgogliosa di me stessa. Quindi niente, un bacione. Ciao, e fatemi sapere qui sotto qual è la vostra tinta labbra e il vostro rossetto preferito. Ciao!